Se anche tu vuoi aumentare il tuo fatturato sfruttando l'email marketing, bene ti posso dire che sei nel posto giusto. Resta qui e scopri il metodo Social Media Hotel. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato all'email marketing. Oggi vi spiegherò... Come fare email marketing correttamente e quindi generare molti più profitti per il vostro hotel grazie a questo strumento davvero davvero potentissimo. Prima di iniziare però vi invito come sempre a iscrivervi al canale e attivare le notifiche, così da non perdere tutti i miei contenuti a tema hotel. Quindi andiamo a vedere un po' come possiamo fare email marketing, come possiamo sfruttare questo semplice indirizzo email che di solito voi raccogliete prendete dei vostri ospiti, ma non sfruttate al meglio. Bene, per prima cosa voi dovete profilare i vostri clienti. Queste email devono essere segmentate e suddivise. Voi non potete avere il calderone email, così come faceva fare un mio vecchio direttore, che a quel poveretto del turno di notte che cosa gli faceva fare. Le email che provenivano dai vari reparti tutte nello stesso file Excel. Ovviamente, nel momento in cui poi le dovevamo andare a utilizzare, beh, lui che cosa faceva? Si aspettava che noi inviassimo la stessa email a tutte, inglesi, francesi, uh, persone che magari uh, erano un determinato tipo di target e poi un altro, no, tutte quante nello stesso calderone, tutti ricevevano la stessa email capite bene che non può funzionare. Voi fate un email marketing efficace nel momento in cui profilate i vostri clienti e inviate loro qualcosa che effettivamente... Vogliono sentire, voglio sentire da voi che vogliono leggere, ma anche banalmente, quando, qual è il problema dell'email marketing? Parliamoci chiaro: il problema dell'email marketing è che noi ci ricordiamo dei nostri clienti quando dobbiamo inviare loro l'offerta e basta, per il resto, non facciamo nient'altro. Ma se pur vogliamo fare in questo modo l'offerta, inviamola a chi ha voglia di riceverla. In che senso? Nel momento in cui io devo fare un last minute perché magari mi ritrovo con delle camere vuote e il last minute per dopo domani e io lo invio a un inglese, ma capite bene che questo qui questa offerta non se ne fa niente perché non ha nemmeno il tempo di organizzarsi per venire da voi in struttura. Quindi. Mi raccomando questo, poi il tema del content marketing ne parleremo sempre in questo video, ma volevo farvi capire quanto sia importante una profilazione. Altro aspetto importantissimo per fare email marketing è quello di utilizzare il software giusto. Perché ve lo sto dicendo? Perché molti di voi pensano di fare email marketing con Outlook. Quindi che cosa fate? Tutte le mail, la vostra bella lista, fate un'email unica, le inviate e aspettate i soldi, aspettate che la gente compri. L'unico problema qual è? Che noi inviamo l'email e poi non sappiamo che fine questa abbia fatto. I clienti l'hanno ricevuta. L'hanno aperta? C'è un link all'interno? I clienti mi hanno cliccato? Noi tutte queste informazioni non le abbiamo perché non utilizziamo un autorisponditore. Altra cosa molto importante è che nel momento invece in cui noi decidiamo di utilizzare un autoresponditore ne scegliamo uno a casazzo o oh, quello più economico a addirittura ci sono quelli che fanno invece l'esatto contrario devono prendere quello più costoso, quello più complicato perché si sentono fighi perché noi magari siamo un 5 stelle lusso e abbiamo bisogno del top di gamma peccato che il top di gamma magari in realtà è semplicemente super costoso e super complicato ma in realtà non sia efficace come dovrebbe e i vostri dipendenti perdono un sacco di tempo a sbattere la testa contro il computer per cercare di utilizzare sto coso mentre potreste utilizzare un altro risponditore efficace e anche più semplice ma perché vi parlo effettivamente di efficacia alla fine sembrano tutti uguali in realtà l'unico vero aspetto che voi dovete andare a guardare quando scegliete un autoresponditore è la deliverability il tasso di deliverability ovvero dobbiamo capire se effettivamente queste mail che noi inviamo non vanno a finire nello spam è ovvio che la qualità del nostro dominio del nostro indirizzo email va a partecipare a questo gioco perché se noi siamo abituati a inviare email a casaccio e poi le persone ci mettono nello spam beh capite bene che normalmente oltre a come andiamo a strutturare la nostra email beh queste email andranno a finire automaticamente nello spam quindi la gente non le vedrà noi queste cose però le dobbiamo sapere, quindi utilizzare gli autoresponditori non solo ci aiuta a far arrivare l'email, ma noi poi lo sappiamo. Quindi se ne abbiamo inviate 100, noi sappiamo quali di queste 100 sono arrivate, quali di queste 100 poi sono state aperte ed evidentemente poi eventualmente le persone ci hanno cliccato e molto altro. Di conseguenza, utilizzando questi software, noi possiamo anche pianificare e automatizzare il tutto. Nel momento in cui una persona magari si va a iscrivere alla nostra newsletter, noi possiamo far partire una serie di mail, così come noi andiamo a inserire una persona magari nella lista dei clienti che devono ancora arrivare, quindi possiamo far partire una campagna di mail marketing di prestay, poi su questo farò un video apposito prossimamente dove vi parlerò di upsell e cross sell, che tutta una tecnica noi possiamo, sono tutte tecniche di marketing che poi noi possiamo andare a utilizzare tutta nella fase di pre-arrivo del nostro ospite e quindi guadagnare ancora di più ancora prima che lui sia in struttura. Facendo pianificazione, quindi decidendo prima che cosa dobbiamo inviare al nostro cliente, che cosa succede? Che non ci ricordiamo di loro solo nel momento in cui dobbiamo inviare un'offerta, quindi solo quando noi abbiamo bisogno del cliente. Ma qual è il problema? Nel momento in cui noi inviamo un'offerta, ormai sapete quante ne ricevono le persone via mail? Provate solo ad aprire la vostra casella di posta, quante email voi ricevete di promozione al giorno e soprattutto quante voi ne andate a cestinare senza nemmeno aprirne. Bene, la stessa cosa la fanno i vostri clienti, dove sa scritto che la vostra l'apriranno quasi sicuramente. Se voi fate solo questo tipo di comunicazione, bene, voi dovete fare content marketing, ovvero creare dei contenuti di valore per i vostri clienti, cose che loro sono disposti ad ascoltare perché avete segmentato il vostro pubblico e quindi lo conoscete e sapete che cosa si vuol sentire dire e quindi il, il vostro tasso di apertura delle email migliorerà di volta in volta nel passare del tempo, Però nel momento in cui voi andrete ad inviare un'email poi di offerta, questa sarà aperta molto di più rispetto a chi fa solo un invio massiccio di offerte e basta. Quindi, che cos'è il content Ma che come andiamo a creare un contenuto di valore? Bene, possiamo parlare degli usi e costumi eh, del nostro territorio, possiamo parlare di ciò che ci circonda. Oppure, ad esempio, facciamo finta di avere la spa, possiamo parlare dei benefici di determinati trattamenti, far conoscere la nostra vision, la nostra mission. Magari siamo un hotel che è molto attento alla sostenibilità e dall'altra parte abbiamo anche dei, eh, degli utenti dei, degli ospiti che sono attenti anche loro alla sostenibilità bene facciamoli comprendere che abbiamo questo aspetto in comune quindi nel content marketing se volete fatemelo sapere nei commenti posso farci un video a parte dove ne possiamo parlare e parlare come possiamo sfruttare il content marketing per la nostra strategia di mail è davvero fenomenale e credetemi aumenterà di tantissimo i vostri tassi di apertura tutto questo fa parte del mio metodo social media hotel che propongo a tutti i miei clienti io spero con questo video di avervi fatto comprendere come funziona il content marketing a fare per il tuo hotel e soprattutto Adesso sono sicura che tu ci penserai su e deciderai di attivare attivamente una campagna per promuovere e sfruttare al meglio le email che hai già a disposizione, che hai già acquisito. Quindi fondamentalmente andresti a fare una campagna, anzi più campagne a costo zero perché l'acquisizione del cliente tu l'hai già fatta. Io come sempre spero che questo video ti sia stato di aiuto, prima di andare via iscriviti al canale e attiva le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. Io ti aspetto nel prossimo video. Besos!